Ciao ragazze, bentornati nel mio canale. Oggi secondo tutorial in collaborazione con Beatpark. Come vi accennavo nel tutorial precedente, questo è un altro tutorial sulla resina. Infatti sul sito ho preso questi altri due stampi a tema natalizio. Questo è il primo, questo è appunto il codice e questo è l'altro, sempre a tema natalizio. E quindi mi andava di sperimentare con voi. Questi pan di zenzero sono davvero carinissimi e niente, adesso andremo a sperimentare con questi due stampi e realizzeremo qualche addobbo natalizio. I link ovviamente dei due stampi ve li lascio giù in descrizione. Buon tutorial! Ed ecco qui gli stampini in dettaglio. Qui ci sono tre tipologie di fiocchi di neve, qui ci sono i due zenzi, poi c'è appunto l'elfo con le scarpine carinissime. Poi qui c'è l'alce, c'è Babbo Natale, l'alberello e questo, perdonatemi ma non so che cosa sia, ma lei che vado a colare e poi lo scopriremo. Ah, credo che sia un fiocchetto qui in alto. Come vi dicevo anche nella live, non so se questi piccoli lembi bisogna ritagliarli, però non escono al di fuori dello stampo, quindi credo che fanno proprio parte appunto dello stampino. Per quanto riguarda l'altro, qui c'è sempre un albero di Natale, c'è anche il pupazzo di neve, un altro fiocchino, qui c'è un'altra renna, c'è soltanto il visino della renna, il trifoglio, qui credo che sia un altro Babbo Natale, non lo so, credo che sia più... Ah no, questa è la ghirlanda, quella che si mettono diciamo fuori la porta, e poi qui ci sono dei bastoncini di zucchero, quindi niente, andiamo a colare entrambi gli stampi. Ed eccomi qua, ho messo appunto i guantini e adesso andremo a misurare la resina. Come vi dicevo prima, il rapporto della resina epossidica, quella lì che andrò a utilizzare io, è di 10 a 6, 10 del componente A, quindi andrò a mettere 20 del componente A. Invece, componente B, andrò ad inserire 12 grammi. E vado a miscelare il tutto per 5 minuti. Vado a colarla all'interno di questa ampollina piccola in modo che posso colorarla con il pigmento, e questo qui ce lo mettiamo da parte per un altro stampino. Adesso decido quale colare. Andrò a realizzare questo qui, che è appunto il pupazzo di neve, e anche credo i zenzi e qualche fiocchettino. Come primo colore vado ad utilizzare il bianco, quindi vado a inserire un po' di pigmento bianco all'interno. Allora, per quanto riguarda il bianco, andrò ad utilizzare il gessetto bianco, quindi vado a grattare così in questo modo. Invece per quanto riguarda il biscottini, andrò ad utilizzare questo color miele, che in pratica è un ombretto che non metto più ovviamente da anni, della pupa, e quindi andrò a prendere un po' di questo color miele, così è proprio color biscottino, e niente, e vado a mixare il tutto. Ho aggiunto anche qualche glitterino bianco in modo che pupazzo di neve un po' fashion, glitteroso. Questo è il risultato. Riempire questo stampino qui del pupazzo di neve. Vado a colare anche questi, che poi successivamente andrò a decorare con gli smalti. Ne ho colata un po' troppo. Infilate la resina in tutti i forellini. Ed ecco qui il risultato. Ho colato appunto questi quattro. Questi stampi si attaccano al tavolo, che è una cosa spaventosa. Aspettate che vi alzo anche questo. Allora, ho realizzato anche questi tre fiocchi di neve. Questi due sembrano venuti carini, hanno più o meno i contorni, a parte qui che è uscito fuori perché magari c'è troppa resina qui nel centro, ne tolgo un pochino. Invece per quanto riguarda questo qui,
Questo non lo so che genere di fiocco verrà fuori, perché appunto qui sulle punte provo a mettere appunto la resina in questi forellini, ma si accumula tutta qui nel centro e non credo che anche togliendo, vedete, si posiziona soltanto nel centro. Dopo le puntine secondo me verranno, non verranno bene. Già, così me ne rendo conto che verrà, questo qui verrà una ciofeca. E invece per quanto riguarda questi altri, questi hanno proprio i solchetti, vedete? Non so se rende qui in videocamera. Questo invece provo a mettere anche la resina, ma se ne cala tutta quanta nel centro. Adesso ho realizzato anche il color con il color miele, l'ombretto, ho realizzato anche questo che è una sorta di color biscotto, ce lo facciamo andare bene. E vado a colare appunto i zenzi carini. Ok, poi dopo lo andrò a decorare successivamente i zenzi. Ecco qua. Ok, questo qui pure è carino e c'è appunto lo spazio per mettere la resina. Invece, come vi dicevo prima, del fiocco di neve, in quel caso non c'è l'incavo, quindi c'è difficoltà a colare la resina in quel punto. Ecco qui i zenzi, qui c'è una bollicina, poi ovviamente dopo passerò l'accendino e con questo medesimo colore vado a realizzare anche l'alce, perché no, un'alce un po' più chiara, non prettamente marroncina. Aspettate, ecco qua. Vado a colare anche l'alce. Ok. Oppila, sto facendo i danni. E infilo anche la resina qui dentro. Ok. Perfetto. Passo l'accendino in modo che vada a scoppiettare tutte le bollicine. Ho realizzato anche il verde e vado a colare l'albero di Natale, entrambi. Questo bisogna fare prettamente attenzione perché è pieno di dettagli quest'albero. Vado a realizzare anche l'agrifoglio. Aspetto che il tutto si catalizzi e poi scopriamo insieme le creazioni in resina. Ed ecco qua, queste sono le prime creazioni. Qualcuna già l'ho tolta dallo stampino perché ero troppo curiosa. Questo è il primo alberello. Ovviamente dopo andrò a decorare e a colorare le palline. Poi questo è il fiocco di neve. Infatti non è venuto affatto bene. Infatti questo andrò a cestinarlo, vedete le puntine sono proprio morbide e qui invece c'è un pezzo di resina che ovviamente, vedete, ho messo troppa resina qui, però era proprio, ecco, se ne sono proprio cascati, perfetto. Era proprio lo stampo che non riuscivo, vedete questo qua, l'ho detto anche all'interno del tutorial, non riuscivo a colare la giusta quantità perché appunto lo stampo è fatto in questo modo. Quindi le puntine non riuscivo a lasciare la giusta quantità di resina per questo fiocco di neve. Quindi questo credo che andrò proprio a cestinarlo. Questo qui, questo che è di questo stampo qui, questo qui devo soltanto un po' ritagliarlo perché qui c'è un eccesso qui di resina nelle rientranze, però tutto sommato è uscito carino. Poi c'è la renna che già stavo curiosando, ecco qui la renna solo la parte qui devo tagliare l'eccesso e anche un po' qui alle cornette e anche il retro, vedete questo sbuffo qui di resina in più.
Poi dicevo, perdonatemi, ma sono raffreddata, infatti ogni tanto devo spegnere la telecamera. Questo è un altro alberello che ovviamente devo sempre decorare. Questo è venuto carino. Poi questo è l'altro. Vediamo i zenzi. I zenzi sono carinissimi, anche se qui c'è una piccola bollicina, però andrò a decorare i dettagli. Sono venuti carini carini i zenzi, molto carini. Poi altri fiocchini di neve. Questo anche c'è un eccesso di resina che andrò ad eliminare qui nei bordi. Vediamo quest'altro fiocchetto di neve. Questo, ok, più o meno, a parte la bollicina qui, si può tranquillamente utilizzare. Poi avevo questo bastoncino che bisogna qui limare e ovviamente decorare con un po' di rosso. Vediamo quest'altro bastoncino. Ecco qua, qui c'è un pezzo in più di resina. Ok, questo è l'altro bastoncino di zucchero. Vediamo il trifoglio. Ecco, questo è il trifoglio. Al limite qui andrò a decorare col rosso qui in alto. Vediamo l'altro, eccolo qua. Questo c'è una piccola bollicina qui e devo limarlo. E poi infine il pupazzo di neve, che ho sbagliato la tonalità, dovevo farlo di un bianco un po' più opaco, invece è un po' lucidino, traslucido. E non lo so, andrò a decorare il nasino o il cappellino, vediamo un po'. Andrò a fare dei dettagli con lo smalto semipermanente, vediamo se rende. Ed eccomi qua, ho preso una base in polistirolo in modo che posso adagiare su le formine in resina. E adesso vado a prelevare un po' di smalto semipermanente rosso. Ovviamente questa operazione potete farla anche con la resina UV. Io, siccome la resina UV ne ho pochissima e non ce la faccio decorare tutti quanti, utilizzo gli smalti semipermanenti. Vedete, inizio a fare le sfere dell'albero in questo modo e dopo vado a cristallizzare il tutto in lampada. Possiamo decorare anche questi pernetti qui con gli smalti, ovviamente semipermanenti, è un'idea davvero carina. In questo caso, ho fatto un piccolo errore. In pratica ho realizzato dei cabochon molto trasparenti e poi avevo aggiunto sul retro appunto il pernetto. E vedete, dal davanti si nota appunto il perno, anche qui il gancio a vite si nota. E possiamo tranquillamente andare a decorare e a dipingere questi cabochon per poi utilizzarli con lo smalto semipermanente. Quindi vado ad infilarli nella base, questa qui in polistirolo, e ho scelto appunto questo smalto semipermanente Bordeaux e con poco prodotto alla volta vado a dipingere e vado a realizzare più strati. Ecco il risultato. Queste sono due passate di Bordeaux e come vedete appunto è perfetto. Questo è il retro e questo è il davanti. Questo è il risultato dopo aver realizzato anche una passata con dello smalto semipermanente rosa glitterato e anche con il top coat. Il risultato mi piace davvero tantissimo, molto luccicoso, e andrò sicuramente a colorare anche l'altro. Io ve lo straconsiglio questo metodo sia con la resina UV e sia con gli smalti, questi qui semipermanenti, che volendo potete anche tranquillamente trovarli a dei prezzi davvero irrisori per andare a decorare o anche colorare dei cabochon che non sono venuti proprio carinissimi. Ed ecco qui il risultato. Rieccomi, questo è il risultato. Ho decorato appunto questo bastoncino di zucchero in rosa con appunto con uno smalto semipermanente rosa. Questo è il risultato. Poi
Poi il trifoglio ho colorato solo la parte qui in alto di questo bordeaux perché non avevo un rosso, quindi ho preferito di colorarli di bordeaux. Poi ho realizzato questo alberello decorandolo appunto con i glitter rosa. E questo qui ho preferito aggiungere un po' di smalto dorato e poi anche un po' di polverina dorata. L'alce non mi piace come è venuta perché non avevo un pennellino più piccolo di questo e quindi non ho definito per bene il nasino, infatti si è sporcato un po' tutto il contorno e non mi piace come è venuto, però va bene. E siccome l'alce era più grandicella rispetto ai pan di zenzero, ho preferito non dipingerli in modo da comprare un pennellino più piccolo in modo da andare a definire i dettagli per i zenzi e così non li ho rovinati. E stesso discorso anche per il pupazzo di neve. Stesso discorso, non riuscivo appunto a decorarlo nel modo giusto e quindi ho preferito non decorarli. Infatti qui una volta comprato un pennellino un po' più piccolo andrò a delineare per bene il nasino e anche la bocca e gli occhietti dell'alcetta dell'alce. Questi sono le creazioncine, poi questi andrò successivamente a realizzare delle sfere natalizie. In che modo? Adesso vi spiego anche la mia idea in modo da condividere anche questo con voi. Con una base grande tipo questa, senza la scritta ovviamente di Buon Natale, una base che ne so di un unico colore, al limite realizzata solo con il pigmento bianco per riprodurre l'effetto neve, e poi andare ad adagiare questi elementi sopra, tipo anche i fiocchetti, l'albero oppure la renna con l'albero. Niente ragazzi, questa era la mia piccola idea creativa per realizzare qualche decorazione natalizia. Spero che sia stata gradita. Io, come sempre, vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!